La mala movida rende sempre più difficili i fine settimana a Porto Venere. I comportamenti a dir poco incivili di moltissime persone che affollano una delle perle del nostro golfo rendono la vita impossibile agli abitanti e ai tantissimi ospiti che in questo periodo scelgono questo angolo di paradiso per le loro vacanze. Schiamazzi lungo i moli, bottiglie di vetro spaccate, vomito e urine nella caratteristica fontana dei Caruggi. È questa la situazione che si registra soprattutto il venerdì sera, una situazione che è diventata insostenibile e che richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza delle persone e la vivibilità del paese. L'amministrazione comunale, su richiesta della società che gestisce il porticciolo dove sono ormeggiati molti yacht, ha deciso di vietare il transito pedonale sul molo d'Ondero. Una decisione questa criticata da varie associazioni che, dicono, garantisce forse la tranquillità degli occupanti delle imbarcazioni, ma non risolve affatto il problema dei cattivi comportamenti. Si penalizzano in sostanza, e questa è la decisione delle associazioni, i cittadini per bene, ma non si risolve il fenomeno della mala movida. Chiudere il venerdì sera uno dei moli simboli del borgo per contrastare i vandali è decisamente sbagliato. Servono invece più controlli in modo da colpire chi non rispetta le regole del vivere civile. La polemica sul molo vietato sta alimentando in questo primo vero scorcio di estate la polemica politica, ma ancor più divide il paese. La chiusura della passeggiata finisce per trasferire nei Caruggi le imprese dei vandali che non hanno rispetto della cosa pubblica, come ben si vede il sabato mattina nei vicoli e nella caratteristica fontana. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha dato un nuovo giro di vite con l'ordinanza che vieta la vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro dalle 22 alle 6 del mattino e il consumo di alcolici in luogo pubblico. Provvedimenti che sono stati condivisi dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza. Decisioni assolutamente necessarie, ma per combattere i cattivi comportamenti è necessario intensificare i controlli. Porto Venere, come tante altre località, rischia di subire un danno di immagine enorme dai cattivi comportamenti di poche persone che credono sempre di potersene infischiare delle regole del vivere civile. La chiusura di una passeggiata rischia di diventare il loro fiore all'occhiello, mentre penalizza chi le regole le rispetta.